Ripartenza con sconfitta per le squadre campane, due KO diversi perché alla vigilia si presentava come una trasferta oltremodo complicata quella della Givova Scafati al Forum di Assago. Fa più male alla Gevi Napoli in termini di equilibrio il passo falso casalingo contro la Open Job Metis Varese. La squadra di coach Cesare Pancotto subisce ben 101 punti, un dato che rende l'idea della prova soft in difesa, ma soprattutto della cattiva lettura data al match dagli azzurri. È lo stesso tecnico a chiarire l'errore in conferenza stampa. Parto dal presupposto che abbiamo approcciato bene la partita, ma l'abbiamo finita male. Dovevamo difendere per vincerla, invece abbiamo pensato, sbagliando, di fare una partita d'attacco. Dico sbagliando perché giocavamo contro la squadra, la prima squadra nei punti realizzati, nella valutazione e nei possessi. Anche in attacco, fino a che abbiamo costruito di squadra, mi riferisco al primo tempo, ma anche all'inizio del terzo periodo, fino a che abbiamo costruito di squadra abbiamo trovato le migliori soluzioni e anche i migliori tiri, naturalmente anche buoni canestri. Invece ultimo quarto abbiamo forzato in attacco, quasi è diventata una sfida individuale, invece dobbiamo giocare di squadra. Questo ha comportato cattivi recuperi difensivi, in cui abbiamo subito gli uno contro uno, concedendo anche seconde opportunità da rimbalzi d'attacco, anche se poi i rimbalzi d'attacco sono tre di differenza, loro numero di rimbalzi maggiore sulla difesa perché abbiamo sbagliato molto nel tiro. Credo comunque che abbiamo molto per poter pensare di aggredire dalla prossima partita, perché lo abbiamo dimostrato. Però dobbiamo ritornare ad avere una consapevolezza, se ci si vuole salvare in Italia, se si vuole giocare il campionato italiano, bisogna diventare una squadra di difesa concentrata a difendere per tutti e 40 i minuti. Guardare al proprio percorso e a ciò che occorre a questo roster per vincere, la via indicata da Pancotto verso la trasferta di Reggio Emilia. Dovevamo sapere che tipo di partita volevamo fare noi. Nel primo tempo il vantaggio era nato anche dalla buona difesa, del fatto che i 62 punti erano dati dalla difesa, non solo dall'attacco. Poi abbiamo smarrito questo concetto di difesa per attaccare meglio. Abbiamo pensato che i 62 punti ci portassero a farne 124, e invece questo non è il nostro regime. Noi oggi abbiamo fatto 93 punti, ma non è il nostro regime. Noi dobbiamo giocare una partita ai 75 punti. Con loro sarebbe stato impossibile, però dovevamo cercare di lavorare per tenere la squadra avversaria a un basso punteggio, il più basso punteggio possibile. Abbiamo smarrito la strada, ci siamo illusi, ribadisco, una congiuntivite allergica in cui questo sole, questo riverbero del sole, pensavamo che ci illuminasse gli occhi, invece ci ha fatto venire le lacrime. Credo che sia stato questo. Napoli penultima con Scafati, Germani Brescia e Tezenis Verona, vincente contro la Una Hotels, ultima e distante 4 punti, ultima spiaggia di fatto contro gli azzurri per la reggiana di coach Dragan Sciacota. Was very important game for both teams. Innanzitutto la partita è stata una partita che era, la posta in palio era veramente importante per entrambe le squadre, e difatti è una partita che si è risolta in un possesso, in un fischio, dipende come la si vede, visto che sul fischio, sull'invasione, anche andando a vedere il replay, sembra che il primo giocatore a entrare sia maglia Verona, ma quello ci avrebbe semplicemente dato una chance in più. In generale, parlando della partita, la partita è stata sicuramente caratterizzata da dei canestri importanti segnati da Verona da 3 punti in momenti chiave della partita, cosa che noi non siamo stati in grado di replicare e soprattutto nel finale di fronteggiare, e peccato per quei 3 tiri liberi concessi quando avevamo l'inerzia, che hanno ovviamente rimesso dispari il punteggio e ci hanno poi costretto alla girandola dei tiri liberi nel finale e ai falli sistematici.
parlando dell'aspetto tecnico, sicuramente il fatto che Verona abbia segnato dei canestri a tre difficili, mentre noi abbiamo sbagliato anche dei tiri aperti e non siamo riusciti a replicare le loro percentuali, sicuramente penso possa essere la chiave della partita. Siamo stati bravi a fermare la loro transizione, siamo stati bravi a fermare la loro capacità di andare a rimbalzo attacco, ne hanno presi solo 6, sono una delle migliori squadre della Serie A da questo punto di vista. È stata più una questione di giocatori in fiducia che segnano, mentre dall'altra parte quelli meno in fiducia che sbagliano. Non abbiamo altra scelta che continuare a lottare e continueremo a farlo, non molliamo. La strada è difficile, la più difficile sicuramente, ma dobbiamo continuare a lottare e non darci per vinti. Questa è l'unica scelta che abbiamo. Per la Givova esordio a Milano con buoni segnali per coach Stefano Sacripanti in una gara comunque già chiusa dalle A7 al 30. Sicuramente non siamo ancora una squadra che gioca con un'identità precisa per 40 minuti, non c'è niente di più, come dire, non c'è squadra come l'Olimpia che ci possa smascherare questa cosa, cioè ci possa mettere in evidenza. Abbiamo avuto una partita abbastanza strana, nel senso che siamo riusciti a essere discreti in attacco nei primi 20 minuti e abbiamo invece lasciato qualche cosa di troppo sugli uno contro uno difensivi con non troppo agonismo. Poi dopo invece è aumentato un po' piano piano l'agonismo difensivo, ma abbiamo fatto 4-5 attacchi scellerati con delle palle perse sulla transizione che hanno aperto il campo a Milano e che ha fatto dare lo strappo. Purtroppo nel momento in cui siamo arrivati, non lo so, ditemelo voi, penso meno 7, meno 8, quando c'è stato quelle due bombe, meno 9, non so quanto fossimo di preciso, lì non abbiamo capito se giocare. Abbiamo avuto un po' di frenesia, abbiamo buttato via dei palloni quando dovevamo invece tenere Milano, che era quasi al bonus, in difesa per 24 secondi. Ecco, ci manca ancora questa chiave di lettura della partita e questa chiave di lettura della partita diventa molto importante. Poi non abbiamo mollato, abbiamo tentato il recupero fino in fondo, cercando comunque di allargare il campo, di provare a giocare molto più esterni, con 4 esterni e un interno, aprendoci molto e per entrare un po' più di pentola e scarico e anche allungando la difesa a tutto campo. Milano in questo momento è oggettivamente, fisicamente e difensivamente molto 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 preparata e non è solo la partita di venerdì che ne è la dimostrazione, ma proprio è una fisicità per noi molto difficile da combattere. Però in tutto questo dovevamo essere un pochino più bravi nel ritmo della partita, dovevamo essere un po' più bravi in fase difensiva nei primi 20 minuti, dove abbiamo concesso troppo uno contro uno, troppe cose facili. Ritorniamo a Scafati con la consapevolezza che per una buona parte di gara abbiamo giocato una discreta pallacanestro e questo dobbiamo aumentare il numero qualitativamente parlando dei minuti con un controllo di ritmo della partita nettamente maggiore. Testa al match contro il Banco di Sardegna Sassari per sbloccarsi e iniziare un nuovo cammino con il tecnico Canturino. Oggi è decisamente passato dall'attacco, cioè nel senso che nel momento in cui noi ci siamo riavvicinati, per quello che può essere un riavvicinarsi, andare sotto la doppia cifra, abbiamo buttato via 4-5 palloni o abbiamo affrettato dei tiri dove non abbiamo controllato il ritmo di gioco. Decisamente dall'attacco. Difensivamente parlando, non è facile giocare contro una squadra che ha aggredito il canestro così dall'inizio con queste penetrazioni, con questa forza, con questi pick and roll centrali, però diciamo che ci siamo abbastanza aggiustati. Il problema è stato quando abbiamo fatto 4-5 azioni con palle perse, con tiri affrettati e senza chiamare un gioco in maniera un po' scellerata, e questo ha aperto il campo a Milano, che lì ci ha travolto
con questa ondata proprio di energia che ci ha decisamente messo sotto. Ha fatto piacere vedere anche i tanti tifosi di Scafati che sono venuti qua numerosi, che non hanno mai smesso di incitarci e che penso che siano molto molto importanti per la nostra corsa alla salvezza. Dall'altra parte c'era un'Olimpia da 10 vittorie nelle ultime 11 gare, dopo tanti dubbi sul roster meneghino. Il commento dell'assistant Mario Fioretti. Penso abbia fatto una partita un po' di alti e bassi, però abbiamo avuto veramente dei buoni momenti, sia nel primo tempo, con tanti buoni possessi in attacco e una difesa attenta, che diciamo per 7 minuti buoni del terzo quarto, dove veramente abbiamo espresso un buon basket. Siamo contenti perché Billy ancora una volta ha fatto una super partita, siamo riusciti a distribuire bene i minuti come volevamo e anche gente, dei ragazzi che avevano giocato un po' di meno, come Davide Alviti, oggi si è fatto trovare pronto e siamo riusciti poi a recuperare e mettere in campo per la prima volta Tommaso, Baldasso e ovviamente Kevin Pangos, che avevano minuti limitati e siamo riusciti, penso, a gestirli in maniera corretta. In Serie B, weekend di pausa per la Coppa Italia, senza squadre campane e del girone D impegnate nella Final Four. La Bledeco Juve Caserta domina contro la Virtus Bava Pozzuoli con i 40 punti di Raffaele Romano. Abbiamo fatto un bel salto indietro. Abbiamo retto per 15-16 minuti, abbiamo tenuto aperto il punteggio, ma l'atletismo e la forza fisica di Caserta ci ha spazzati letteralmente via. Hai voglia di dire che Caserta ha tirato col 60% da 3 circa, o non so quanto da 2? È vero, sono stati bravissimi, ma non inventiamo noi oggi Mei, Drigo, Ndoia, eccetera, eccetera. Forse Romano sì, una prestazione al tiro atipica, non usuale, però devo dire che molto abbiamo concesso noi. Dopodiché, se avessimo perso questa partita con la prestazione di cui parlavo, di Caserta, se l'avessimo persa di 20 sarei stato probabilmente felice. Pozzuoli, con l'avvento di Sorgentone, indubbiamente ha cambiato marcia. Già la prima partita che hanno fatto con il nuovo allenatore si sono viste tanti miglioramenti. È stata tutta la settimana che ai ragazzi abbiamo spiegato come ora queste 9 partite, ora 8 che mancheranno, a prescindere dal nome dell'avversario, dei giocatori, ognuno si gioca qualcosa. Chi si gioca il miglior piazzamento, chi si gioca la salvezza, chi si gioca un contratto per l'anno prossimo. Quindi gli stimoli sono da parte di tutti. Certo. E noi abbiamo provato, diciamo, a non dimenticarlo da subito, anche se devo dire i primi 6-7 minuti non è stato proprio un approccio preciso e quello che volevamo. È stata una di quelle giornate, la prestazione è arrivata, i compagni mi sono stati vicino perché mi hanno spinto sempre di più, non mi hanno mai messo limiti e quindi io sono andato in tutta scioltezza. Poi, al di là della prestazione, comunque è stata una vittoria che serviva per il morale della squadra, del pubblico, di Caserta. Servivano questi 2 punti, erano molto importanti. Si ferma il percorso di rilancio della Lars Virtus Arechi Salerno. La squadra di coach Francesco Ponticello è stata battuta in casa da Teramo. Con una prestazione difficile da interpretare, perché una squadra che vince 3 partite consecutivamente, che nelle ultime 4 partite non aveva mai subito più dei 67 punti, approccia con una difesa assolutamente insufficiente, e credo che questo la dica anche lunga su come siamo stati poco cinici, poco attenti all'esecuzione offensiva, come se fossimo tornati in una settimana indietro di un mese e mezzo, una prestazione assolutamente non all'altezza delle necessità e davvero tanta amarezza per anche non essere stati capaci nel finale, in una partita oggettivamente brutta da un punto di vista tecnico, ma che poteva essere nostra facendo
qualche scelta migliore sul 62 pari, ritornando da un meno 17, invece ne è venuta fuori un copione, purtroppo visto in alcune occasioni precedenti, il finale di Roseto, il finale del match casalingo con Sala Consilina, quello esterno di Corato, insomma una prestazione sulla quale bisognerà fare delle riflessioni e sulla quale bisognerà soprattutto lavorare in maniera minuziosa sia su aspetti mentali sia su aspetti tecnici. La GECO PSA Sant'Antimo esce sconfitta dal parquet della capolista Tecno Switch Ruvo di Puglia. Vittoria nel derby contro la Diesel Tecnica Sala Consilina per l'IVPC Delfes Avellino, che in settimana ha presentato l'ultimo acquisto, Armando Verazzo. Tris biancoverde e buona fase per la squadra di coach Andrea Crosariol. Io sono sicuramente molto carico e mi metterò subito a disposizione della squadra, anche se non sono riuscito a farlo già settimana scorsa, però cercherò di rimediare in qualche modo. No, c'è stato subito feeling con la squadra, e comunque una bella sensazione giocare con giocatori importanti come Sandri, Traini e Vitale. E posso dire che sono abbastanza carico. Beh sì, erano punti importanti, anche se ho seguito la partita purtroppo seguita da casa, però ho visto che sono partiti subito forte. E comunque, nonostante abbiamo un po' mollato la presa, secondo me è stato molto importante prendere questi due punti. Non è stata al top anche per molte sfortune, secondo me, però comunque bisogna porsi l'obiettivo di inizio stagione, che è quello lì di provare a vincere più partite possibili in questo momento qui e posizionarsi nel miglior modo possibile. È un allenatore molto importante, che ha un nome molto importante, ha allenato squadre importanti e secondo me può aiutarmi a crescere sotto il punto di vista come giocatore e come persona soprattutto. Diciamo, spero di riuscire a smaltire un po' l'influenza di questi giorni, perché è stata abbastanza pesante, e sì, fin da subito cominceremo ad allenarci e magari proverò ad inserirmi nel miglior modo possibile con i ragazzi. Come ho detto, dobbiamo porci sempre l'obiettivo che comunque questa società ha da inizio stagione, credo quello di arrivare tra le prime quattro. E poi sì, come ho detto prima, comunque è importante vincere il numero più alto di partite possibile. Gli obiettivi che si sono comunque posti la società era quella lì di arrivare tra le prime quattro, che comunque bisogna continuare a lavorare con quell'obiettivo lì. Però in questo momento qua, secondo me, la cosa più importante è vincere più partite possibili. Sono un giocatore abbastanza, diciamo, versatile sotto questo punto di vista, atletico, e cerco di giocare più fisico possibile. E cerco di dare intensità in difesa e alla squadra. In città ad Avellino è attesa per il ritorno del social basket con la partecipazione dei licei del capoluogo con raccolta fondi. Evento benefico al Pala del Mauro presentato dall'organizzatore Luigi Genovese, team manager dell'IVPC Delfes. Siamo molto contenti di poter riannunciare l'arrivo del social basket, evento organizzato all'epoca dal presidente del Forum dei Giovani, attuale assessore alle politiche giovanili, l'assessore Luongo, che ringrazio, che ci sta dando una mano per la riuscita di questo evento. Ringrazio anche Marco Picariello e Marco Arena, che mi stanno supportando nell'organizzazione dello stesso. Abbiamo inviato degli inviti ai quattro licei di Avellino, allo scientifico sportivo, al Colletta e all'Imbriani. A breve chiuderemo il tutto per quanto riguarda la loro partecipazione. Ci tengo a dire che l'intero ricavato della manifestazione andrà in beneficenza, quindi mi auguro da parte dei ragazzi la presenza al palazzetto in quel giorno, molto probabilmente sarà l'ultimo weekend di maggio. E niente, poi stiamo anche organizzando quella che sarà una ricca estate avellinese per i giovani sportivi attraverso due manifestazioni. Durante gli Sport Days, grazie al supporto del professore Saviano, porteremo un nuovo format, il famoso 5 contro 5, simile ai Giardini Margherita di Bologna. E poi riproporremo la seconda edizione del Basket Summer Edition 3 contro 3, dove quest'anno ci auguriamo di portare delle novità anche a livello di location, ma anche a livello di strutture presenti all'interno della location.
In Serie B femminile, vittoria contro Benevento per la Nasce Un Sorriso Salerno, ora testa alla gara contro Stabia per le Granatine, come sottolineato da Anastasia Opacic. Dopo la sconfitta era molto importante continuare a fare bene come abbiamo fatto prima e quindi abbiamo dimostrato che non abbiamo nemmeno sottovalutato il fatto che fossero le ultime in classifica e quindi ora ci aspettano un sacco di partite importanti, ci aspettano non solo le partite della regular season ma anche Coppa Campania che sicuramente sarà tosta e quindi cercheremo di dare il nostro meglio e di lavorare in gruppo come abbiamo sempre fatto. Mm-hmm.